Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, finalmente, allora, ci deve stare per forza. Finalmente eccomi qua, dopo tantissimo tempo, sono stata un po' latitante, lo so, però adesso ho deciso di farvi un video haul review di tante cose che ho preso ultimamente, poco di make-up, più cose per corpo, struccanti, eccetera, eccetera, e cose così del genere. E quindi cercherò di essere breve, essenziale, stretta, perché ho tante cose da dirvi. Quindi inizio subito col make-up e vi parlo subito di questa cosa qui, e cioè la Due Baci. La Due Baci di Neve, che io amo tantissimo. Allora, la Due Baci io ce l'ho anche in quest'altra colorazione. Questa è della nuova colezione. Io ce l'ho anche in questa colorazione, e cioè quella rossa, molto molto matte. Questa è un po' più lucidina, ma forse sarà per questo colore così rosa. Allora, come vedete, ho fatto già gli swatch. Il rosa, questo qui proprio acceso, shocking, è appunto la parte più grande, quindi la parte da riempire le labbra. Quella un po' più scura è invece la matita, cioè la punta più sottile, che serve per fare il contorno delle labbra e fare questo effetto appunto sfumato. Però si può usare tranquillamente benissimo solo una o solo l'altra, quindi si hanno praticamente due rossetti. Questa è la parte appunto cicciona, e quindi serve per riempire, come vedete è tutta sporca, zozza, e invece questa è la parte con la punta. Ed è questo colore qui, un po' più sul ciliegia, uno sherry, diciamo così, ma leggero. Che dirvi, io l'ho pagata, che era in promozione, sui 7 euro, quindi sotto gli 8 euro. Come sapete, la neve è bio, non ha schifezze dentro. L'ho presa in negozio da Roberta a Timiama, che saluto, ciao. E mi piace tantissimo, dura tantissimo, e la cosa essenziale è che non secca le labbra, quindi è morbida, non le secca, e il top rimane lì per tantissime ore, non se ne va, non, anche se ci mangi rimane là. Quindi per me è una figata, anche perché te la porti dietro. Mi piace molto, quindi super super promossa. Poi sempre da Timiama avevo preso dell'Alchimilla, la Dolci Labbra alla vaniglia, e appunto la lucida labbra. Questo ha un profumo di vaniglia delicato, non è forte, lascia le labbra morbidissime. Io la metto la notte prima di andare a dormire, e la mattina dopo ce l'ho ancora. Rimane lì, veramente fa il suo lavoro, idrata tanto, e non mi dà fastidio sia come odore, ma sia come proprio come appiccicosità. No, è molto buona, mi piace. Costa sotto ai 3 euro, penso. Io l'avevo presa anche alla Canella, ma l'ho regalato. Top, mi piace tantissimo. C'è il famigerato Cancella Età, il famosissimo correttore, trattamento anti-age della Maybelline. Come vedete, l'ho usato un bel po'. Allora, questa è nella colorazione, non me la ricordo, non c'è scritto dove sei. Ah, nella colorazione nude. E c'è un'altra colorazione. Allora, non mi fa impazzire, ragazze. Lo uso praticamente tutti i giorni, perché l'ho pagato scontato sugli 8 euro. Lo uso. Non mi fa, forse perché appunto a me non piace la tipologia di correttori liquidi. Mi piace il fatto della spugnetta, che vai direttamente, lo giri e vai con la spugnetta. Però non mi fa proprio proprio impazzire come prodotto, non è coprentissimo.
Quindi io lo uso molte volte in combo con appunto il full coverage della Kiko, che è molto più pastoso, molto più cremoso e riesco a gestirmelo meglio e mi copre abbastanza. Quindi per me è un punto interrogativo ancora, è un ni, non è un no, perché comunque è un buon, l'idratazione comunque c'è, te lo senti. E poi ottimo quando sei in giro. Per qualsiasi cosa che ti vuoi dare un ritocchino, una pulita sotto dove magari ti è sbavato un po' la matita, quindi vai là e lo pulisci e quindi questo è buono. Però non lo so, non è questa cosa eccezionale che tutte ne parlano, che se stanno a morire perché vogliono questo prodotto, quindi non lo so. Poi andiamo avanti. Allora, ho comprato questa mattina, quindi questo ve lo faccio solamente vedere. L'ho comprato questa mattina della Kiyo. Costa 6,90 euro, l'ombrettino in crema numero 11 delle quelle nuove. Allora, non so se riuscite a vedere il colore. È questo rosa. Ok, però come vedete l'ho già usato perché l'ho messo adesso. Sopra avevo già un oro delicatissimo. E mi è andato appunto, l'ho messo sopra, mi ha tolto l'effetto rosa e mi è rimasto solo l'effetto dorato sugli occhi. Allora, è molto leggero, texture leggera, la metti e praticamente ti diventa seta, cioè nel senso si diventa quasi polvere, non è quell'effetto appiccicoso oppure che ti tira di un effetto appunto di un ombretto in crema, è molto più morbido. Mi piace, ho preso questo colore perché posso usarlo tutti i giorni, posso usarlo in maniera molto leggera, quindi vado solo a illuminare gli occhi e a darmi appunto luminosità, illuminare luminosità, oppure lo vado a mettere più intenso e quindi dare l'effetto coprente, l'effetto rosa oro, perché è un rosa oro con le varie sfumature ai lati che puoi giocarti su, insomma ti metti il nero, ti puoi mettere il marrone, puoi mettere quello che cavolo ti pare. La mattina, quindi quando vai di fretta, vai subito con un ombrettino in crema e così. Però naturalmente non posso dirvi altro perché l'ho preso questa mattina, quindi non lo so. Sempre da Kiko ho comprato tempo fa solo la cialdina, questa ve la faccio vedere molto veloce, e io l'ho messa in un vecchio contenitore della Kiko dove c'era un ombretto vecchissimo di secoli. L'ho tolto, l'ho messo qui perché io praticamente lo uso quasi ogni mattina. Con il pennello da sfumatura vado a illuminare tutta la zona, tutto l'occhio e questo mi piace tanto perché comunque dura un sacco, non è forte, ti dà la luminosità giusta e questo è il 201. E io sono andata, visto che non avevo il contenitore per tutte le altre cialdine, anche perché non mi servono tantissimi di quei ombretti che mi serviva solo quello perché nella palette dove uso di solito quel colore mi è finita e quindi ho dovuto prendere un sostituto. Poi vi voglio parlare della cipria della Essence, questa bianca, la Essence All About Matte, che è appunto la cipria compatta trasparente. Mi piace l'effetto che dà, mi piace l'effetto matte che dura, non mi fa la pelle bianca, cadaverica, non la fa, mi piace, mi dura, mi piace come si stende, più che altro dura tantissimo ed è, cioè mi piace, questa è la seconda e ho preso già la terza, ve la faccio vedere. Ho già preso la terza, mi ci trovo bene. Costa sui 3,49 euro, insomma sotto i 4 euro, sì, se non sbaglio. Mi piace è ottima, dura e non dico altro, insomma. Poi pennelli, ho comprato questi tre pennelli in questi mesi. Allora, questo sono tutti pennelli che mi piace comprare così. Mi serviva un pennello da viso, non l'ho mai usato però questo, l'ho preso da Mauris per 1 euro, perché quello mio si è praticamente tutto rotto e tutto spelacchiato e devo buttarlo. Allora ho detto ah, proviamo, semplicissimo, non lo so com'è, proveremo. Poi però mi piaceva che era viola. Poi
Poi questo qui l'ho messo da Tiger, è un semplicissimo pannello a lingua di gatto e niente, lo vai a mettere e lì non deve avere niente di speciale, però l'ho lavato, non perde colore, non perde peli, si può fare. Caduto. Poi questo che è sporco ed è quello della Essence per le polveri, questo che ha questo manicuccio così carinissimo. Per le polveri io lo uso semplicemente per il blush e mi piace, è carino, queste setoline morbide morbide, non ci spendo neanche tante parole. Poi ho preso quest'altro dai cinesi, sto boicottando, intanto vado a prendere il pennello caduto, sto boicottando un po' i cinesi da un bel po' di mesi, però ho aperto un nuovo negozietto cinese dove vendeva bigiotteria, cose per i capelli, tante cose per la creazione di bijou, queste cose qui. E c'era un angolo con tutti i pennelli e ho voluto provare questo qui a penna. È sporco, 1 euro, tutto nero. C'è scritto una marca, Kaijali, non lo so. Le setole sono dure, molto dure, quindi la sfumatura sarà precisa in quel punto che voi andate a mettere il prodotto e sfumate. Non è quindi non è morbido, si sente proprio che è duro, però è buono, non è male per 1 euro. Ok, gli ultimi due prodotti sono sempre Essence e sono l'XXL Long Lasting, questo qui della Matte Effect, che sostituiva quell'altro se non sbaglio. Che dirvi, è un matte che non mi fa impazzire proprio. La durata è una durata media. E l'unica cosa che non è matte, nel senso che non ti si appiccica come un matte normale, anzi rimane un po' lì, un po' morbido, un po' cremoso, non è quel matte persistente, quindi è un nino, mi ricordo anche il prezzo. E poi quest'altro che è nuovo ed è il numero 03 Calm Naturally, giuro in parole inglese. E questo colore qua, morto cadavere, color cadavere lo chiamo, però ho finito le mani, è bello, mi piace, vedete, è un color cadavere, non so definirlo questo colore, è un nude con un po' di violetto, di viola, sarebbe un nude viola. Nude su con una punta di viola e fa questo colore qui. Mi piace, sulle labbra mie mi piace. Per tutti i giorni, quindi il look cadaverico. Sono andata a bere perché ho perso la salivazione questi giorni, ma così, senza saliva. E niente, allora vi parlo dei prodotti invece del viso, pulizie, eccetera, eccetera. Allora, questa è la crema corpo. Andiamo sul corpo, non sul viso. Così mi tolgo il corpo. Tanto c'è solo questa. Allora, mi trovo benissimo con questa crema dell'Erboristica, che è una crema fluida corpo all'olio di mandorle dolci. È nutriente, restituiva, setosa, rapido assorbimento. È per pelle secca e atonica. Naturalmente non ha schifezze, senza coloranti, va bene, siliconi, eccetera, quindi è ottima. Che dire di questa crema? Mi piace l'olio di mandorle, quindi mi piace l'odore. Non è subito che si assorbe subitissimo, però ci vuole un po'. Devi un po' stare lì a massaggiare, però è buonissima, mi piace perché mi idrata veramente, però non è subito di rapido assorbimento. Di questa linea qui, cioè dell'olio alle mandorle dolci, mi sono scordata di prenderlo. Ho anche il bagno doccia, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo se bagno doccia, doccia, no. Comunque qualcosa per lavasse. E mi piace un casino. Mi piace proprio come rimane sulla pelle, come ti scivola addosso, come ti profuma tutta, come ti idrata, perché la senti proprio che dopo che ti sei sciacquata la senti che la pelle è molto più già idratata. Comunque non so il prezzo, non me lo ricordo, l'ho preso tanto tempo fa.
È sempre dell'erboristica. Ho preso questa offerta qui che era di promozione a acqua e sapone. Praticamente ho pagato 5 € e qualcosa, tutte e due, sì, tutte e due, cioè il latte detergente viso e la lozione. La vedo con voi la prima volta. L'ho lasciata apposta così facevo questa cosa. Allora, lozione tonica viso all'olio d'argan alfa idroassiacidi dei fiori, rivitalizzante, illuminante, ultradelicato, no alcol. Invece quest'altro appunto è all'olio d'argan pure lui, insomma, è il combo insieme tonico e latte detergente. Non lo so com'è, speriamo di provarlo e lo provo appena finisce questo qui, perché allora questo qui è il latte detergente lenitivo al 95% naturale della Geomar. Questo vi posso dire che costa sotto i 3 euro o 3 euro qualcosa, insomma. Allora, questo non ci sono parabeni, siliconi, coloranti, non mi viene il profumo, la solita cosa. Allora, io l'ho preso per dire proviamolo. Mi ero innamorata della profumazione. Prima sono andata fuori così per odorarlo, mi sono schizzata tutto in faccia, non è una bella cosa. Con biofiori di Altea comunque, e praticamente l'odore è assurdo, mi piace, sa di fresco, sa di estate, sa di buono, però non mi fa impazzire. La prima volta che l'ho usato mi ha dato anche fastidio e bruciore sulle labbra, però il resto strucca, eccetera, eccetera, così. Però non è che mi fa proprio impazzire, sapete quando dice sì, vabbè, mi piace, strucca, però così. E poi l'unica cosa, non mi piace questo essere qui, perché o esce poco prodotto o ne esce troppo, non dosa abbastanza bene, quindi come andate a fare così, preme un poco, ci vogliono più volte, se andate a fare così ne esce troppo e quindi mi snerva. Prodotto ni, diciamo. Un altro prodotto che mi ha lasciato un po' così, così però, è la lozione bifasica struccante occhi della Bionic. Allora, come sempre questo è senza, non lo so, dovrebbe essere senza schifezze anche questo, se non sbaglio. Perché appunto è per pelli sensibili, sì, senza conservanti, profumo e glutine. Allora, come vedete, appunto è bifasico. Questo me lo sono lasciato apposta e ho usato altro per farvi vedere e recensire questa cosa che fa. Allora, come vedete, il blu pesa di più e quindi va giù. Però, anche se voi lo agitate come dovere, come si fa in un bifasico, come vedete, il blu rimane sempre giù, cioè nel senso non si amalgama, non si mischia il prodotto. Quindi, se anche voi mischiate e poi girate, vi viene sempre il prodotto blu per primo. E quindi, come vedete, rimane tutto questo senza niente e il blu pochissimo perché è la cosa che finisce prima. Altra cosa odiosa è il tappo. Io odio il tappo, odio girarlo. Ci metti 3 ore. È un tappo con due righette, ci si mette 2 ore per aprirlo. E poi è un tappo, cioè, normalissimo, mi esce prodotto, insomma, così. Boh, non mi piace, non mi piace sto fatto del tappo, non mi piace sto fatto che tu consumi tutto il blu e questo che ci fai. E poi mi lascia anche un po' l'occhio, un po' olioso, un po' oliosetto, insomma così. Quindi sicuramente è un prodotto che non comprerò, questo mi è stato regalato e quindi non comprerò sicuramente. Poi invece un prodotto che mi è piaciuto tanto e che un po' alcuni dicono che è bello, alcuni dicono che è brutto, non si sa, è questo qui, il Venus, l'acqua micellare della Venus, deterge viso, occhi, labbra, strucca, tonifica con acqua virginiana decongestionante. Allora, io qua non so cosa ci sia di preciso di sostanze, insomma, però a me piace, nel senso, io questo l'ho usato da un bel po', ne basta poco. Mi piace la pompetta, anche se va in ogni dove, però ci piace questa la pompetta. Mi piace perché strucca velocemente, strucca tutto, sia i waterproof, tutto. A me mi toglie completamente tutto, pure le matite più resistenti, pure della Kiko, me le toglie veramente tutte.
e mi piace come lascia la pelle. Io sinceramente lo uso abbinato appunto al latte detergente, cioè non uso questo come latte detergente. Questo lo uso solo per struccare gli occhi e le labbra e poi vado con il latte detergente, tonico, eccetera, eccetera. Quindi costa sotto i 4 euro. Però mi piace, è un prodotto che penso di riprendere o provare qualcos'altro, cioè mi piace, non sono stata delusa, mi piace. Come ultimo prodotto, perché mi è finita di nuovo la salivazione, è questo qui, allora l'aloe vera, 2 volte concentrato, 2 volte efficiente, gel primitivo d'aloe. Come da una foglia fresca appena raccolta. Allora, questa l'ho presa in farmacia e costa sui 10 euro. L'avevo presa per il tatuaggio. Questo qui che mi stava dando un po' di problemi, mi pizzicava da morire. E quindi il mio tatuatore mi ha detto: compra l'aloe e metticela. Allora sono in farmacia e ho chiesto mi dai l'aloe. E mi ha dato questa qui che è senza acqua aggiunta, è proprio 100% aloe. E c'è scritto anche tutto quello che può fare, cioè è un ottimo toposole, punture di insetti, infiammazione delle gengive, addirittura si può mettere anche in bocca, irritazione da fonti di calore, irritazione, depilazione, rasature, e l'ho usata dopo post ceretta, mani screvolate e freddo, lavori pesanti, arrossamento da sudore o da contatto, irritazione da pannolino, piedi secchi o disidratati. È ottima, buona, lo fami, cioè il prurito me l'ha tolto immediatamente, tende un po' a seccare la pelle, però mi piace, un ottimo prodotto per vari utilizzi. E basta, basta parlare, ho parlato anche troppo, ragazze, io mi scuso per il video lunghissimo che sarà, ringrazio chi guarderà il video e niente, un bacione e al prossimo video, ciao ciao!